Ciao a tutti avventurieri, siamo in partenza per il ponte del 25 aprile. Il menù è questo: domani caccia fotografica all'Oasi di Alviano, un giorno di arrampicata, vedremo dove il tempo sarà più o meno buono, e poi dovremo andare a fare una via lunga che vi avevo già preannunciato tempo fa. Sopra Gelagna, la via degli Alpini, una via di 7 tiri, non troppo difficile, ma vedremo. Il menù del ponte comunque è questo: godiamoci il viaggio, ci abbiamo un'oretta prima di cena e poi domani caccia fotografica. Ciao, sono Andrea, un alpinista, escursionista e fotografo di avventura, appassionato di tutto ciò che è outdoor, montagna e avventura. Da qui nasce Adventure Photography. Venite con me che ci divertiamo. Buongiorno, mi sto dirigendo verso il bar a prendere le chiavi dell'Oasi e volevo fare questo video anche per farvi vedere il mio outfit che uso per la caccia fotografica, in particolar modo fare una recensione di questo abbigliamento Revolution Race che ho acquistato online e di cui vi volevo parlare. È un abbigliamento che uso solo per la fotografia naturalistica e per la caccia fotografica, che tutto sommato non è male. Una bella scoperta è stata. Andiamo a prendere la chiave dell'Oasi e poi andiamo avanti.
stiamo percorrendo il sentiero che porta al cancello, che apriremo con la chiave che abbiamo preso prima. E qui, diciamo 50 metri prima del cancello, ci sono le tartarughe d'acqua. E dopo, quando ripassiamo, vorrei fare una ripresa da sott'acqua alle tartarughe. C'è stato per qualche secondo appena arrivati e poi se n'è andato via subito. Speriamo che torni. Un po' di scaramucce e cose così. Adesso ne è rimasto uno. Si ferma lì, adesso non si vede dietro queste foglie. Poi va via. Quando torna sta circa 2 secondi neanche, ecco, su questo tronco, e poi parte. Quindi per fotografarlo in volo dobbiamo aspettare che va via, come ha fatto adesso. Sul tronco, una volta che arriva faccio una raffica. Già sono riuscito a fare qualche scatto del picchio rosso maggiore in volo. Ecco qua, rifatto. Andiamo a vedere se troviamo la sgarza ciuffetto. Dovrebbe essere il periodo giusto. Ah, quella è sopra quella vecchia. Mm.
Ci vediamo al campo base. Eccoci qua, salve a tutti, Adventure Photography Base Camp, e farò questa recensione con una voce fuori campo perché di sotto stanno facendo un casino assurdo, come sentite, e sarebbe impossibile. Questa che ho indosso è una maglietta Saleva che ho acquistato l'ultima volta che siamo stati alla Saleva Cube a Bolzano. Una maglietta molto tecnica, leggera, aspirante, veramente fatto bene. Questi pantaloni invece sono Revolution Race, sono fatti in un materiale molto elasticizzato e hanno queste tasche laterali e questa taschina è con una zip per gli oggetti di valore e dall'altro lato un'altra tasca laterale che internamente presenta anche un'altra piccola taschina in rete. Sono un materiale, loro lo danno diciamo per come materiale idrorepellente, ma sinceramente non è poi così idrorepellente, considerando che io sono stato in un campo con dell'erba alta bagnata e si sono infradiciati. Come potete notare, la vita alta che vi protegge dalle infiltrazioni del vento se magari usati in periodi un po' più freddi, anche perché io li darei come pantaloni autunnali inizio inverno, ma con qualcosa sotto si possono usare anche in inverno. Questa è semplicemente una maglietta di cotone, normalissima, non tecnica, però mi piaceva e quando non ho bisogno di qualcosa di tecnico uso questo. Questo è un pile invece, North Face, che avete visto nel video. Presenta questa zip davanti, questo taschino e due tasche laterali. Molto comodo anche questo. Antipioggia o guscio che dir si voglia, molto 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 comodo e molto fatto veramente molto bene. Solito gancetto dietro il cappuccio, zip tutte antiacqua. Diciamo che il suo pro non è la leggerezza, però non l'ho acquistato per quello. Non è neanche poi così comprimibile e non è in Gore-Tex, ma vi assicuro che messo quando piove anche forte non ci si manca. Ha questo taschino interno, ha due tasche frontali all'altezza del petto con zip antiacqua, eccole qui, e altre due laterali sui fianchi, altre due. Queste zip sotto le ascelle che fanno entrare aria se si comincia a sudare, se è caldo, si aprono e si sta bene. Oltre che molto bello da vedere, è anche molto comodo. È veramente un antipioggia fatto bene. Anche un laccetto qui elastico che si può stringere in vita, e anche questo ottimo acquisto, sempre Revolution Race. Vedere cuciture tutte termosaldate e in maniera veramente fatta bene. Questo Hyper Shell insieme ai pantaloni che avete visto nel video sono di un materiale molto più. Io li do diciamo per i periodi freddi, i periodi invernali. Hanno queste tasche qui su all'altezza della coscia, questo è un inserto semplicemente per bellezza, qui dall'altro lato stessa cosa identica, tasca e inserto. Taschina qui, il pezzo del sedere. Materiale pesante, questo sì che è veramente idrorepellente. Stesso discorso anche nel giacchetto Hyper Shell,
tasche basse, tasche alte. Ricoperto, rivestito internamente di una specie di pile, se è freddo può essere utilizzato veramente come giaccone. Cappuccio ampio con il solito laccetto per stringerlo e anche il solito laccetto all'altezza della vita per stringerlo. Considerate che le zip di Revolution Race sono fatte molto molto bene, scorrono che è un piacere, tutte quante. Questo invece è un pantalone antiacqua, questa volta di Decathlon. Uso questo perché l'ho portato sulla mia attrezzatura di caccia fotografica, perché diciamo per il trekking e l'alpinismo era un po' troppo pesante. Ne ho acquistato un altro di montura. Questi sono i scaldacollo che avete visto nel video. Uno è un buffo e uno è montura. Questo è un semplice cappello per il freddo, di cotone, comunque niente di particolare. Questo che ho in testa invece lo uso qualche volta quando vado a fare caccia fotografica. Anche questo non è niente di particolare. Queste sono delle ghette della TSN, abbastanza corte, ma per quando vado a fare foto vanno più che bene. Diciamolo che non è che vado a fare alpinismo con queste, però per caccia fotografica e fotografia naturalistica, magari per essere usate con una ciaspola, vanno più che bene. Sono fatte bene, sotto hanno questo laccetto di metallo e non di tessuto di plastica come le altre marche, perché i laccetti sotto di plastica si rompono subito, e questi invece sono molto molto resistenti. Infine uno strato per essere messo sotto i vestiti di Bionic. Questa, devo dire che anche questa è un altro capo d'abbigliamento che ho tolto all'alpinismo e al trekking, e che ne ho acquistato un altro nuovo. Questo qui invece è... lo usavo una volta, adesso l'ho portato alla caccia fotografica. Questi sono guanti della Style Gear che non consiglierei a nessuno. Se c'è acqua entra l'acqua, se è freddo entra il freddo. No, direi che no, bocciatissimi, veramente bocciati. No. Infine questo altro acquisto che ho fatto alla vendita campionario Saleva, una borraccia che è sempre utile e fatta bene. Che dire, io come sempre vi ringrazio di essere stati con me, con noi, spero di esservi stato d'aiuto riguardo magari a un futuro vostro acquisto di attrezzatura, capi Revolution Race e quant'altro. E vi saluto e vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere sempre informati appena uscirà un nuovo video. Comunque vi ricordo che ogni venerdì pomeriggio alle 18 ne esce uno, e come sempre ci vediamo in trail. Ciao.